Sono due sole figure, una madre desolata e un suo figlioletto trafitto, le quali in sé riepilogano quanto di più patetico può rappresentarsi sul massacro di fanciulli betlemiti ordinato da Erode. Volevo aspettare, come mio costume, a dare un breve cenno di questo egregio lavoro quando fosse stato condotto in marmo. Tanto più che era così in gesso stato ammirato, mi dicono, all'esposizione dell'Accademia delle Belle Arti in quest'anno. Ma non essendo di commissione, chissà quando sarà eseguito. Così sul Giornale del Commercio di Firenze, Anton Maria Izzunnia, nel 1839, descriveva la strage degli innocenti, realizzata dal giovane artista fiorentino Odoardo Fantacchiotti, che ne presentò il modello in gesso all'esposizione annuale dell'Accademia nel 1839. E questa bella miseranda, caduta con un ginocchio sul suolo e che sostiene ancora sul femore sollevato un morto fanciullo, sembra sfolgorata dalla sventura, che non ha parole. Bellissime linee offre da ogni lato che si rimiri, di grandioso stile il panneggiamento. Con molta intelligenza mi sembra trattato il nudo, e se non fosse maggiore del vero, crederesti che il morto fanciullo fosse un calco sul naturale. Odoardo Fantacchiotti realizzò la strage degli innocenti nel 1839, a soli 28 anni. Aveva tratto l'idea per la composizione dell'opera da un dipinto del Poussin. Il gesso venne tradotto in marmo statuario a Poano grazie alla commissione del marchese milanese Filippo Ala Ponzoni, socio onorario dell'Accademia Fiorentina. Era il 1858. Da allora della scultura si perse ogni traccia. Rimase per quasi un secolo all'interno di un castello. Le espressioni toccanti della madre e del bambino attiravano le carezze dei visitatori. L'opera viene ritrovata casualmente nel cimitero di San Terenzo a Lerici, nel Golfo dei Poeti, tanto amato dagli inglesi, per i quali Odoardo Fantacchiotti aveva realizzato tante opere importanti. Grazie all'Istituto Statale d'Arte Felice Palma di Massa, la scultura torna alla ribalta. L'istituto dà vita a un progetto per il recupero e la conservazione dell'opera. Gli studenti cercano le soluzioni estetiche più compatibili con l'ambiente circostante. Un lavoro che richiede l'impegno di due interi anni scolastici. La presenza nell'istituto di una serie di modelli in gesso provenienti da calchi su opere di Odoardo Fantacchiotti hanno arricchito le esercitazioni nei laboratori.
nei laboratori di scultura hanno preso vita i plastici in scala ridotta. Una volta messa al riparo, la statua è stata restaurata con la collaborazione di uno studio specializzato nel campo della conservazione dei beni culturali. Una esperienza che ha avvicinato gli studenti alla questione forse fondamentale nel campo della tutela. Gli studenti si sono avvicendati al capezzale dell'opera. Lezioni teoriche sulle varie metodologie di restauro, alternate ad esperienze pratiche condotte sulla delicata superficie marmorea della statua, hanno permesso, sotto la guida attenta degli esperti, la rimozione degli agenti inquinanti che già l'avevano aggredita. Con la strage degli innocenti si apre una nuova fase nella vita e nella carriera artistica di Odoardo Fantacchiotti. Nel 1840 fu nominato professore all'Accademia. Nel 1849 ne diviene membro del Consiglio. Nel 1842 apre lo studio al numero 9 di Via Panicale, nell'ex convento di San Barnaba, uno stabile dove risiedevano e passavano artisti stranieri innamorati del Rinascimento fiorentino. Fino al 1850, Odoardo Fantacchiotti lavora a molte opere, in particolare monumenti funebri e ritratti. Rossellino, Donatello, Benedetto da Maiano, Desiderio da Settignano, Luca della Robbia e Mino da Fiesole, possiamo ritrovarli nelle opere del Fantacchiotti, collocate in Santa Croce a Firenze. Nel monumento per il grande incisore Raffaello Morgan, realizzato tra il 1844 e il 1855, collocato in Santa Croce, Odoardo inserisce un basso rilievo neorinascimentale raffigurante una Madonna con bambino. Vicino a quest'opera troviamo il monumento di Luigi Cherubini, realizzato grazie ad una sottoscrizione di fondi provenienti da tutta Europa. Un'opera nella quale la figura della musica incorona il genio musicista. Odoardo è ormai un artista famoso. A lui l'incarico per un altro monumento destinato in Santa Croce, quello dello statista Neri Corsini. È un monumento dove l'Italia detta alla storia il nome del Corsini. Scultura con un chiaro riferimento all'opera di Canova per la tomba dell'Alfieri. Fu il Carducci a comporne l'epitaffio. Poco distante, proprio sotto gli affreschi di Giotto, il monumento di Vincenzo Peruzzi. Fu realizzato da Odoardo durante gli anni 40.
a forma di arcosolio ornato di motivi vegetali e zampe di leone e al centro il medaglione con il ritratto del gonfaloniere. Poco distante dalla Basilica di Santa Croce, nella chiesa di San Giuseppe, troviamo un'altra opera scolpita da Odoardo tra il 1852 e il 1854. Il monumento funebre al banchiere Michele Giuntini, dove si coglie un forte richiamo allo stile del Rossellino, nel bel tondo di Madonna con Bambino, inserito nella parte superiore del monumento. Anche l'angelo della religione, posto sotto il sarcofago, ricorda lo stile di Mino da Fiesole. Il modello in gesso è ancora oggi conservato dagli eredi, insieme ad un altro modello anch'esso di ispirazione rinascimentale, il cui marmo si trova nella sede della Misericordia a Fiesole. Un altro angelo, quello dei sepolcri, lo troviamo nel cimitero della Misericordia di Pinti, donato dagli eredi del Giuntini. Ma le opere del Fantacchiotti varcano i mari e gli oceani. Molto simili a questi angeli sono quelli che si trovano nel Duomo di Cincinnati, nell'Ohio. Una copia in bronzo si trova nel cimitero degli Allori a Firenze. E il basso rilievo con angelo orante, il cui marmo si trova nel convento di Ognissanti. Dalla frequentazione dell'ambiente inglese matura l'amicizia con la famiglia del pittore e mercante d'arte William Blundell Spence e della moglie Luisa Teresa Spence. Di lei Odoardo realizza il ritratto e poi tra il 1851 e il 1858 il monumento funebre. La giovane e bella donna giace serena come una novella Ilaria del Carretto, con due putti che tristemente cantano le sue lodi. È un'opera dove il Fantacchiotti mette in luce le sue grandi capacità tecniche, una composizione che riflette un sentimento profondo e una grande bellezza. Sempre nell'ambito delle amicizie anglo-fiorentine prendono corpo i busti dei coniugi Temple Leader, realizzati nel 1864 e conservati nella villa di Maiano. La statua della Speranza fu realizzata nel 1860 per la tomba di Samuel Reginald Root, sepolto nel cimitero degli inglesi. Anche le due opere realizzate nel 1858, L'Eva tentata dal serpente, oggi alla Galleria d'Arte Moderna di Torino, e La Musidora, risentono della frequentazione dell'ambiente inglese. Nel loggiato esterno degli Uffizi sono collocate le statue di due uomini illustri toscani, il Boccaccio e l'Accorso. Odoardo è un artista famoso. Molti degli incarichi gli saranno assegnati da personaggi di spicco della politica italiana. Le commissioni si moltiplicano.
Fantacchiotti è il primo a scolpire uno dei quattro busti per la tribuna di Galileo, quello di Ferdinando II de' Medici, fondatore del Museo della Specola, insieme al medaglione di Francesco Redi, inserito nel fregio della sala della tribuna, che ospita al centro la statua di Galileo. Il carattere ufficiale di queste opere impone a Odoardo di adattarsi a regole ben precise. La conseguenza è una certa meccanica freddezza. Ma nel ritratto di Gentiluomo, una commissione privata, Odoardo dà prova delle sue capacità. Per il principe Eugenio di Savoia Carignano, oltre alla statua di Eva, Odoardo scolpisce il busto della nipote, Margherita, e l'amore e fedeltà, di cui rimangono oggi due versioni in gesso. Molte delle opere realizzate negli anni 70 sono andate perdute. È il periodo in cui l'artista ormai va oltre la rappresentazione di forme belle e sensuali, condividendo i dettami della corrente neogreca, sviluppatasi in Francia a partire dagli anni 50. Un intento evidente nell'amore e psiche. Nella Susanna al bagno, oggi esposta alla Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. Nella Purità, scolpita nel 1875. E nella Pandora, leva della mitologia greca. Cesare Fantacchiotti, figlio di Odoardo e di Paolina Galli, nasce a Firenze il 14 dicembre del 1844. Tra il figlio e il padre non c'è nell'arte nessuna somiglianza, fuori del grande amore che l'uno e l'altro vi mette. Così commentava a proposito dei Fantacchiotti Camillo Boito. Proprio grazie a questo articolo, Cesare realizza quattro importanti opere. La Vanesia, immagine sorridente e compiaciuta della ragazzina che si atteggia a dama. La Pecoraia e la Capraia, realizzate nel 1872. Il Risveglio, un'opera viva e palpitante di una eleganza essenziale. L'avvicinamento di Cesare allo spirito e ai temi del verismo è favorito dalle frequentazioni dell'ambiente macchiaiolo. Grazie ad amicizie come quella di Diego Martelli, del quale realizzerà nel 1889 il busto in bronzo, nel 1875 Cesare riceverà l'incarico per realizzare il monumento a Giuseppe Giusti, collocato nella piazza centrale di Monsummano Terme, cittadina natale del poeta. Gli impegni si moltiplicano. All'esposizione italiana della Royal Academy di Londra presenta il Molière e il Savonarola. Tra il 1882 e il 1887 gli vengono commissionati il San Bartolomeo, il busto di Dante e quello di Leonardo, collocati nella facciata di Santa Maria del Fiore a Firenze. Cesare ormai gode di una meritata fama in Italia e all'estero ed è considerato tra i migliori scultori del nostro paese. La scelta dei soggetti, sempre più spesso orientati verso l'allegoria, mette in luce un eclettismo vario e piacevole. Psiche, Zuleika, la Baccante,
Il Ganimede sull'Aquila e La Fontana della Ninfa, una figura aggraziata che si riflette nello specchio trilobato di una vasca dalle linee rinascimentali, sono il riflesso di un universo poetico e mitologico. Sempre nel 1889 lavora al raffinato monumento sepolcrale della giovane amica Teresina Spence Avignone, collocato nel cimitero degli Allori a Firenze. Una vita, quella di Cesare Fantacchiotti, segnata da una grande produzione artistica e da un successo perfino superiore a quello ottenuto dal padre Odoardo. L'artista muore il 6 giugno del 1922. Suo erede è l'allievo che da anni frequenta la bottega e ormai già pienamente in grado di portare avanti il famoso studio di Via Panicale. Donatello Gabrielli. Nasce a Scandicci l'11 dicembre 1884 e mostra una precocissima attitudine al disegno. I genitori non possono iscriverlo all'Accademia a causa delle loro modeste condizioni, ma riescono ad introdurlo nella bottega di Cesare Fantacchiotti. Una incredibile abilità manuale gli fa acquisire una grande fama di ritrattista. Racconta la figlia che nel lavoro era sveltissimo, tanto che dopo una posa per un ritratto già aveva improntato la somiglianza e il carattere. Donatello Gabrielli lavora unicamente nella sua città. L'attaccamento alla famiglia lo porta a rifiutare l'invito di ritrattista ufficiale alla corte del re del Siam. Il realismo del Gabrielli è evidente nei ritratti del fratello Alfredo. E ancora i ritratti di Stelio Busoni. Del Saccomanni, del Cianchi, tutti a Firenze nel cimitero delle Porte Sante. Spesso realizza ritratti agli amici che frequentavano lo studio, come il pittore Zanieri, che in cambio lo ritrasse mentre stava realizzando la scultura. Il lungo apprendistato su modelli classici, legato anche alle esigenze del mercato, danno ad una parte della sua produzione un indirizzo decorativo, che si esprime in una vasta produzione di figure ornamentali per parchi e giardini. Emerge in questa produzione la tradizione rinascimentale tutta fiorentina del puttino, le sue caratteristiche composizioni di putti per fontane coprono quasi tutto l'arco della sua vita. Il putto che prende per il collo un'anatra. Il putto che ruba un nido di anatre. Ed ancora, putti che mangiano uva, che rovesciano vasi, opere che mettono in luce una marcata vitalità.
Non mancano tuttavia altri temi, come i nudi femminili. Uno dei migliori esempi, la figura con conchiglia. Sculture grandi al vero, di grande respiro dalla composizione armonica, secondo un gusto molto raffinato. Come quelle che si trovano nella villa Castello dei Marchesi d'Ayala a Valva, presso Salerno. Si racconta che andarono a trovare il Gabriele allo studio al mattino. Non c'era niente. Si ritornava la sera e la figura era già modellata. Figure di una bellezza quasi incorporea, inarrivabili nella loro eleganza, come la fonte della vita. E altre che mostrano invece un'espressività molto forte, come le insidie del mare, dove una giovane donna tenta di liberarsi dalla presa di un piccolo polpo. Donatello Gabrielli, schivo dall'associarsi ai nuovi movimenti dell'arte contemporanea, dà vita ad una produzione verista, molto personale, coerente con la sua personalità, sensibile e umana. Abbraccio fraterno. Primi passi. Bozzetti che venivano concepiti ed eseguiti immediatamente senza una destinazione precisa, spesso per puro divertimento. Queste piccole opere d'arte tradiscono un gusto quasi fotografico. Donatello coglie, come istantanee, traducendole in creta le immagini di tutti i giorni. La Prima Guerra Mondiale porta alla chiusura delle frontiere. A causa della guerra, il lavoro viene a mancare del tutto. In questo periodo prendono corpo La Coda, dove il Gabrielli risolve in un'abile contrapposizione i movimenti delle figure rispetto al venditore. Nel modellato incisivo ed essenziale traspare un'esigenza di libertà dettata da un gusto vivace e curioso nei confronti della realtà. Non privo di un sottile senso degli humor, come nel Calvario della vita. Nella Donna che si scuote i pidocchi, nel Calzolaio che si soffia il naso. In questo genere, forse più che altrove, Donatello avverte l'esigenza di disfarsi di quel retaggio classico divenuto ormai inadeguato alle sue esigenze espressive. Proprio in queste opere possiamo cogliere al meglio quell'aspetto primigenio, istintivo, intuitivo, indagatorio, che anima la sua personalità. Nell'amore sorpreso, nell'esame del polso, né il sonno, il Gabrielli procede in una ricerca psicologica con la quale spesso giunge all'esasperazione estrema.
spinta talvolta fino ai confini del lirismo. Altrove il Gabrielli dimostra una tenerezza pervasa da una delicata allegria. Altre volte Donatello fa rivivere piccoli vivaci bambini fotografati nei loro giochi di tutti i giorni. Le guide più importanti della città facevano a gara a portare visitatori allo studio e raramente uscivano senza avere comprato o commissionato qualcosa. I ritratti eseguiti erano innumerevoli e andarono in tutto il mondo. Lo studio del Gabrielli era costantemente meta per visitatori e committenti, ma anche per artisti, pittori, scultori, poeti, scrittori e per gli amici, con i quali Donatello amava scherzare, traendo gli spunti per caricature fino al limite del grottesco, come nel Contratto. Oppure come nella allegra compagnia dei Beoni, dove probabilmente potremmo individuare il Senapelle, un personaggio pittoresco che si guadagnava qualche soldo tirando il violino. Quel violino che smise di suonare alla morte di Donatello, la sera del 28 febbraio del 1955. Quel violino che con la sua musica ha accompagnato le giornate di lavoro di tre generazioni di scultori, che in quasi due secoli diedero vita a centinaia di opere sparse in tutto il mondo.